Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova lezione di economia aziendale. Andiamo subito a scoprire l'argomento di oggi. L'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, che cos'è e su chi grava? Prima parte. Avete mai sentito parlare di imposte e di tasse? Che cosa sono secondo voi? Spesso tasse e imposte sono usate come sinonimi. Per uno studente di economia aziendale è un grave errore. Andiamo subito a scoprire perché. Imposte e tasse sono dei costi che vengono sostenuti dalle persone fisiche e anche dalle persone giuridiche per il sostentamento di determinate attività. Le tasse sono la controprestazione per aver usufruito di un bene o un servizio. Per esempio, il servizio scolastico determina il pagamento di una determinata tassa. Le imposte consistono invece in un prelievo forzoso, cioè con la forza. da parte dello Stato nei confronti delle persone fisiche e persone giuridiche. Il prelievo ha lo scopo di coprire i costi dello Stato. Ma quali possono essere i costi dello Stato? La sicurezza, la sanità, la scuola, la pubblica illuminazione. Le imposte possono essere di due tipi, dirette e indirette. Le imposte dirette si applicano ai patrimoni. Per ricchezza si intendono gli immobili, come le abitazioni di proprietà, i redditi prodotti, come il salario o gli stipendi. E invece le imposte indirette che cosa colpiscono? La manifestazione della ricchezza. In che senso? L'acquisto di una macchina sportiva di lusso manifesta una certa ricchezza, così come l'acquisto di un orologio da polso che costa quanto lo stipendio annuo di un poliziotto. Ecco, queste sono manifestazioni di una certa ricchezza. Così come l'acquisto di una macchina di seconda mano indicano un altro tipo di ricchezza. Spesso gli acquisti sono indicatori della capacità di spesa di un soggetto. Nel linguaggio comune spesso si sente parlare di tenore di vita. Le imposte indirette si applicano quindi ai consumi e agli scambi in generale. L'IVA, che tipo di imposta è? Diretta o indiretta? L'IVA è un'imposta indiretta. Non solo. L'IVA è la principale imposta indiretta del nostro sistema tributario, e cioè quella che dà il maggior gettito fiscale nelle casse dello Stato. L'IVA è l'acronimo di imposta sul valore aggiunto. Come si forma l'IVA? Nella maggior parte dei casi, i beni passano dal produttore al consumatore attraverso degli scambi intermedi. Sappiamo tutti che non sempre esiste il passaggio diretto dal produttore al consumatore, ma ci possono essere dei passaggi centrali, come per esempio i passaggi della grande distribuzione, tipica dei rivenditori come lo sono i supermercati. In questo modo il valore aggiunto ha una formazione graduale, perché risulta dalla somma degli incrementi di valore di ogni passaggio intermedio. La realtà, però, è diversa. La formazione graduale non avviene. E quindi ciascun operatore applica l'imposta al solo valore aggiunto che si forma presso di lui, cioè applica l'imposta sul prezzo del bene che lui applica al suo cliente. L'imposta, per via del suo funzionamento, grava sul consumatore finale. Se volete sapere il motivo per il quale il consumatore finale è l'unico soggetto che paga l'imposta, iscriviti al canale ed attiva la campanella. Se hai bisogno di delucidazioni, lascia pure un commento e se ti è piaciuta questa lezione, metti pure un like. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima lezione.